Aspetta, aspetta un attimo, Franco. Ah, pronto, chi parla? Ci sei, la zanzara, come chi parla? La zanzara, ah, ci sei. Astia, era tanto che aspettavo che mi chiamavi. Sì, Franco, dimmi tutto, ma non ho capito, il tuo programma principale è tifi solo per la figa, non ho capito, il cardine del tuo programma è quello là, che tifi per la figa, ma sei diventato il mio idolo assoluto, dimmi. Eh beh, oh, quella lì è la roba più importante che abbiamo, perché tutti hanno un vizio, no, io c'ho quello lì, è una roba naturale, che dopo tutto siamo, tutti nasciamo da lì, no, allora sì, non c'è dubbio, però male, ma, ho capito Franco, però può essere un programma di governo questo qua, un programma per fare il sindaco di Trento, no, va benissimo, no, per no, carità. No. Come lo vuoi? No, pa- questo qua è un punto per far divertire io, te, le persone che ci sentono. Ma nessuno, no, si diverte in realtà, per far capire nessuno. Che i ragazzi non devono drogarsi, devono fare il sesso, no droga. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Che... È una cosa che scura. Scusa, non ho capito perché ce l'hai con le donne di oggi, poi spiegami. Perché ce l'hai con le donne di oggi? E poi mi hai detto che ce l'hai anche con Parenzo. Non so perché ce l'hai con Parenzo. Comunque poi me lo spiegherai. Mi fa piacere questo. Parenzo gli piacciono uomini, no? No, veramente non riesco. Chi l'ha detto questo, lei, scusi? Ma non mi risulta in alcun modo. Io sono donna, no? È quello lì il problema, per quello che ce l'ho con lui, no? E dopo è uno che non ha mai lavorato, allora ma è no, quello, beh, no? Beh, ma non mi risulta questo, no? Sì, no, sulle donne di oggigiorno non valgono un cazzo proprio, non ci danno figli. Non lavorano, non fanno niente, non fanno il loro dovere, perché non nascono più bambini, perché ma non si fanno tombare. Scemo così questo? Ma perché è così scemo e rivendica di essere stupido? Ma perché? Con tutti, con cellulare nuovo, macchina nuova. E dopo uno col cervello come il suo dovrebbe stare zitto, non dovrebbe esibirsi, dovrebbe stare zitto e vergognarsi. Tu che no? È una donna che ti fai tornare da me, cioè. Ma chi ha detto tra no? Ma cosa dice? Però scusami Franco, non ho capito sto perché uomo della caverna. Voglio insistere su questa cosa qua. Guarda, uno sposa una donna, li porta via la casa e dopo li porta anche l'uomo in casa. Queste sono le nostre italiane, no? Ma perché? Ma non è italiane, vero. Cosa dice questo? È vero che sono così. Io non ho capito. Poi 90% o 70% italiani negli ultimi decenni li hanno lasciati in mezzo a una strada. E dopo la donna ha portato l'uomo in casa che era del marito. Io non ho capito una cosa. Forse ha avuto dei problemi in questo senso. Sì, lei, forse ha avuto dei problemi perché è da solo, preferisce stare da solo piuttosto che con le donne. Solo questo. Perché è un no, mezzo. Io non è che sono da solo, io mi tombo sempre la donna di Parenzo. No, la donna di Parenzo sicuramente. Questo non credo. Sicuramente guardi, no, guardi, sicuramente. Sentendo il suo argomentare, io cioè, non grandi, credo che Natale. No, ma io adesso stiamo scherzando, però cioè, io sono uno che fa. Posso dire, io perché mi candido? Il sindaco qua a Trento perché la città lei è... si deve candidare, sa che cosa? Si deve sì, candidare. No, ci sono la città si di deve Trento, candidare. Sì, spacciatori, no, sì, lei no. Si deve candidare a una cosa molto importante, a ricoverarsi al più presto in un grande ospedale psichiatrico. A sì, questo no, si deve candidare tu, dopo con io, grande quando urgenza. Tu non ci sei, vado a casa tua moglie, con me la tomo per ancora bene. Ancora dopo vediamo storia. Se sono io o se te che devi andare. Ancora questa storia, ancora. Ma lei è un candidato storia. Sindaco, dice che si vuole trombare la moglie di Parenzo, ma che roba è, dai, su. Ma sì, ma cosa c'entra? Ma perché le perché le musulmane musulmane sono più in gamba delle italiane, hai detto pure perché se te guarda le italiane 50 anni non hanno un figlio, se ce l'hanno uno è perché ha rovinato il marito, guarda la musulmana a 30 anni hanno già 3-4 figli. Vabbè, che c'entra questo? E chi è meglio, scusa? Ma perché? E poi la musulmana sta a casa, fa da mangiare. È difficile entrare nella logica dei suoi ragionamenti. Perché tu ami la donna. Gli italiani, guarda gli italiani cosa combinano. Guarda. Ma perché tu hai il mito della donna. Perché non nascono figli? Perché non nascono figli? Guarda anche Parenzo, no? Non no, ma Parenzo c'ha 4 figli, veramente. Che cazzo dice sto povero imbecille? Ma questo è scemo globale. A parte i discorsi stupidi, no? Io perché mi cambio quasi da Cotrento? Perché vuoi combattere gli spacciatori, d'accordo? All'uscita della stazione è piena di spacciatori e nessuno ti avviene. Però voglio capire una cosa, scusami un attimo, perché pensi che la donna ti debba ma fare da mangiare? Ma uno si può candidare perché all'uscita della stazione c'erano degli spacciatori. So. Ma digli perché qualcosa la donna, a sto coglione. Perché però? La donna deve farti da mangiare, Bruno? Quando arriva a casa i figli, chi è che li cresce Parenzo? Ma ho capito, ma però cosa non dire? È che una donna debba fare per forza da mangiare, scusa, dai. E da mangiare chi è che lo fa? Li facciamo fare i bambini? Ma no, che ma fallo l'uomo tu da mangiare. Il culo, lavora, viene a casa, porta i soldi, la donna fa il suo dovere, ci fa tombare, fa figli e fa da mangiare, parecchia la tavola, pulisce la casa e sta che zitta. Che ha votato lei nel recente la donna di Parenzo che alle 8 di sera esce e va con tutti e anche con me, no? Ancora questa storia. Cosa incredibile. Ancora questa storia. No, ma a parte scherzi, no? Perché no, mi candido io? Questo qua gli arriva una testata prima o poi, faccia però...
sono piene di spazzatoie, nessuno interviene. Ma per, poi non ho capito perché la donna è traditrice di natura e l'uomo invece no, non ho capito, l'uomo se lo può permettere di essere traditore e la donna no, non, non spiegami un po' questa cosa. No, negli ultimi decenni è stato dato troppo potere alla donna. E allora la donna cos'è che fa? Scusi, lei che combatte gli spacciatori, però mi risulta che a 22 anni è stato arrestato per favoreggiamento della prostituzione. Sì, io a 22 anni, siccome che abbiamo delle donne in gamba, io invece che andare con loro andavo giro, c'erano nere in strada, facevo un giretto, cioè andavi a mi puttane, hanno insegnato l'inglese, andavi, no, andavi a giretti, andavi a nigeriani, mi chiamavano, mi dicevano, facevano multa, intanto scrivevano, dopo tre volte mi hanno inculato e mi hanno condannato per favoreggiamento della prostituzione. Cioè tu andavi a nigeriani, andavi sì, a nigeriani, io adesso, adesso fai la battaglia contro gli spacciatori. C'è uno che è stato arrestato, forse anche condannato, non lo so, per favoreggiamento della prostituzione, condannato, lo dici? Ma io mica andavo a tombare con loro, andavo a parlare, scherzare, sì, andavi a nigeriani, sì. Lorenzo, digli qualcosa, dai, perché lo mandiamo via. Ma cosa vuoi che gli dica questo qua? Aspetta, questo qua in giro da solo è pericoloso, sto poveretto qua in giro per strada da solo è una persona pericolosa, va ricoverato immediatamente, perché se tu lo lasci a tua moglie da sola ancora posso andare io a fare storia, tutti, Franco Bruno, candidato sindaco a Trento, lo voterei, ciao.